ospita. Ci siamo. Allora aspetta che Andrea. Ci dobbiamo cuffiare. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Andrea Calderoro anche conosciuto come Paolo Ruffini. Sì. Uguale, è vero? Mamma mia, che brutta cosa. Te lo dicono tutti? Sempre. Bene, oddio, bene, vedi, Martina che... non poteva esimersi. Devo dire che mi dicono anche che assomiglio molto al creatore di Yu-Gi-Oh, però... Ah, pensavo al creatore, il nostro signore, ho detto, ammazza. Che hai un grande potere, allora. Ma è apposta questa battuta? Ti è venuta? Sì, perché l'ho ascoltato. Ok, no, perché mi ero preoccupato tantissimo per te. È venuto a mancare oggi il creatore di Yu-Gi-Oh! Sì, ne stavamo parlando con Vischio, che in particolare era particolarmente triste per la notizia. Per la dipartita. Andrea Calderoro, direttore sportivo del mini football e non solo. Partiamo dall'inizio, Andrea. Il football sappiamo più o meno, penso tutti, che cosa sia. Quel mini là davanti, che cosa identifica e che cosa rappresenta? Diciamo che il mini football è nato, è un ibrido tra il calcio e il calcio a 5, quindi si gioca in 6 contro 6 su un campo in erba di circa 50 metri, con porte più grandi del calcio a 5 ma più piccole del calcio ad 11, si gioca con l'erba e con una palla da calcio, quindi è uno sport molto molto bello obiettivamente, anche a livello televisivo è molto carino. È molto più bello del calcio a 5, anche se qua qualcuno mi dirà male. Potresti attirare delle antipatie. Attenzione. Però obiettivamente io credo che sia lo sport che, se c'è uno sport che può avere successo con la palla in futuro, sicuramente il mini football, ecco. Bene, bene, allora Andrea la tocca pianissimo. Pianissimo, esatto, infatti subito una domanda è, ma, ok, per te, tu ce l'hai definito divertente. Perché però questo successo su cui tu punti nel futuro, quali sono i punti di forza? Perché dovrebbe avere più successo superare, no? Anche comunque futsal o calcio a 11, così, come dire, addentrati. Ma diciamo più sul futsal, perché magari il calcio a 11 poi è un po' più... È meno paragonabile. Sì, esatto. Perché praticamente a livello di gioco per il pubblico è molto più bello, in quanto ci sono spazi più grandi e meno tattico rispetto al calcio a 5, no? Quello puro, soprattutto in Italia è un calcio a 5 molto molto tattico, quindi ci sono partite che magari si fanno 7000 passaggi e restano inchiodate lì al centrocampo, proprio perché, essendo uno sport di altissimo livello, è molto diciamo tattico come gioco. E poi perché all'estero è già diventato uno sport pro o semiprofessionistico in alcune zone, quindi ha avuto uno sviluppo eccellente. Sono entrati tantissimi sponsor anche dal mondo arabo e quindi questo gli porterà, vuoi o non vuoi, ad avere un enorme successo in futuro. Stanno creando strutture, adesso l'hanno spostato all'interno delle arene, quindi diciamo io credo sia pronto ad esplodere. Ma tu hai detto che all'estero ha ottenuto già, diciamo, molta diffusione, gli sponsor arrivano dal mondo arabo, in particolare possiamo trovare una patria del mini football? Guarda, allora al momento la patria del mini football è l'est Europa, dove le federazioni nazionali come la FIGC lo hanno messo sotto di loro, quindi praticamente è ufficiale a tutti gli effetti. Per dirti una cosa, il mondiale del 2023 si giocherà a Ras Al Khaimah, che praticamente è a 45 minuti da Dubai. Ah, quindi okay. Da lì arriva la maggior parte di... Diciamo dal Medio Oriente si sposta fino all'Eurasia, diciamo, ecco. Sì, esatto. Okay, siamo tornati da Košice un mese e mezzo fa, che abbiamo fatto gli europei. Abbiamo giocato in un'arena da 8000 posti, una mega pubblicità, sembrava un altro mondo rispetto a quello che poi eravamo abituati noi, insomma, a vedere qui in Italia. Infatti e sono nel andato... 2018... Sì, scusami. No, dimmi Andrea. Nel 2018 è strano da dirlo, perché siamo stati a Kiev proprio,
E infatti è assurdo vedere adesso com'è, com'era prima, e Klitschko, per dire, è stato lì all'inaugurazione con noi, nel senso, una cosa allucinante, infatti ne parliamo spesso. Ma infatti poi questo è come lo sport spesso si lega, purtroppo per fortuna, alla storia, insomma, a quello che poi succede agli eventi, negli eventi, sì, esatto. E nelle città che ospitano comunque eventi sportivi importanti. Io su YouTube sono riuscito a trovare qualche video proprio del mini football italiano. Questo credo che sia sono le qualificazioni, no? Se non sbaglio. Stiamo vedendo Italia-Bulgaria. Italia-Bulgaria è l'ottavo di finale dell'ultimo campionato europeo. Ok. E questo è proprio. E qui siamo stati eliminati a un minuto dalla fine. Ok, no. quindi pezzo, cambiamo, pezzo. Cambiamo video immediatamente. Non era quello da prendere. Slovacchia-Italia è andata meglio. Slovacchia-Italia molto carina. Ecco, Slovacchia-Italia ti rende l'idea di quanta gente c'è. Quanta okay, gente c'era okay, e quanta quindi... gente tifava per noi. Ah, ma c'erano quindi più tifosi italiani o pro italiani. Sì, è stata veramente una partita assurda. Poi abbiamo pareggiato a 2 secondi dalla fine. Quindi i poveri slovacchi. Quindi questa al contrario, diciamo, sempre 2 secondi sì, dalla fine, ma in favore. Esatto. Lo credo. Sportivamente, sportivamente un brutto colpo, per lo loro è sempre. Ecco, sì, allora è stata un'organizzazione in Slovacchia pazzesca, comunque una roba allucinante. Scusami, non mi ricordo. Ah, scusami. No, ma non mi ricordo se hai detto all'inizio le dimensioni del campo. Sì, qui diciamo qui siamo sui 50 metri circa in lunghezza. 50-55. Ok, molto divertente. Quali sono le caratteristiche di un giocatore in particolare? Sono simili? Guarda, io ho preso quasi tutti i giocatori di calcio a 5 per questo europeo, perché purtroppo i campionati si sono prolungati tantissimo. Infatti siamo andati in pochi, siamo andati male, nel senso che siamo andati poco organizzati, perché con un po' più di organizzazione, con 2-3 giocatori in più, veramente potevamo puntare a vincerlo sto europeo. E quasi tutti i giocatori invece delle altre nazionali sono quasi tutti giocatori che fanno mini football durante l'anno o che giocano a calcio a 11, quindi sono 3 metri alti, una roba allucinante. Prima della partita con la Bulgaria io sono uscito dagli spogliatoi, che dovevo andare a parlare con l'arbitro, e ho trovato uno di loro con le fascette da pugile che saltava la corda, quindi è stata una cosa allucinante. Era alto 2,5 metri. Sono molto molto grandi fisicamente nell'est Europa rispetto ai nostri, però noi siamo più bravi tecnicamente, non c'è niente da fare. Come richiede la tradizione italiana, esatto, insomma, esatto, anche nel calcio a 11 più o meno. Sono svizzi, come si dice. Siamo piccolini. Ma non è meglio agili. Però, diciamo, se anche le dimensioni del campo sono più piccole, bisogna essere, immagino, più scattosi, no? Perché si corre di più. Sì, il problema è che poi questi veramente sono... Questo è il nostro gol a 2 secondi dalla fine, allucinante, bellissimo, sembra bellissimo. Maradona. Qua da saltare sul seggiolino. Allora, il tuo ruolo però è quello del direttore sportivo, quindi. Sì. Quindi diciamo in un certo senso per la nazionale un po' un selezionatore, se vogliamo, esatto, usare questo... Fondamentalmente loro, anche il mister mi dà la responsabilità a me, mi ha detto, mi dice Andrea, scegli tu e io li alleno. Dico, va bene, benissimo, dai, facciamo così. Ok. Ed Hunter. Esatto, è il cacciatore di teste della nostra nazionale. E tu ci dicevi, l'ho pescati più o meno dal futsal, quindi sono più simili le caratteristiche, tendono verso il giocatore di futsal o il giocatore di calcio a 11, secondo come te? Come Italia io credo che noi andremo sempre più verso, noi giocheremo sempre con i giocatori di futsal. Mentre altre nazionali invece tendenzialmente andranno con i calciatori a 11. Però devo dire la verità,
Noi abbiamo avuto ottimi risultati con giocatori di futsal, quindi penso che quella è la strada da seguire per il futuro. Forse solo per i difensori magari potremmo inserire qualcuno dal calcio a 11, perché essendoci calcio d'angoli e rimesse laterali con le mani può servire qualcuno che salta di testa. Oh, ok, perché questa è anche l'altra, diciamo, grande differenza, se sì. giusto per delineare i confini. Con per esempio il calcio a 5, in cui sì. la rimessa laterale è battuta con i sì. piedi, mentre qua si batte con le mani, quindi in maniera più tradizionale, diciamo così, rispetto esatto. al calcio a 11. E anche il pallone, per esempio, rispetto al futsal, è un pallone da calcio normale. No? Sì, è un pallone da calcio. Adesso stanno pensando di farne uno, visto questo successo clamoroso, di farne uno ad hoc, ma credo che per un paio di anni ancora si userà il pallone da calcio. Il 5, il classico 5. Il classico, esatto, la taglia 5, il pallone 5, esatto. come lo vogliamo chiamare, esatto. mentre nel futsal si usa il rimbalzo. Il pallone a rimbalzo controllato. Sì, 4 rimbalzo controllato. Sì. Altra differenza Però fondamentale... Dimmi. Calciano bene, con questo pallone si calcia bene, nel senso che anche i miei si sono trovati molto bene, perché comunque parte molto di più rispetto alla palla di calcio a 5, quindi non è male giocarci. Ma per un giocatore abituato al calcio a 5, quindi a rimbalzo controllato e al parquet soprattutto, sì, andare a giocare poi sull'erba e con un pallone più grande e che rimbalza di più, sembra strano dirsi, ma è così. E quanta differenza può fare? Allora, la prima partita noi l'abbiamo perso con la Polonia, perché il campo era morbidissimo, sembrava la sabbia. E non ci abbiamo proprio capito niente, perché il campo è molto più complicato del pallone, diciamo, a abituarsi. Certo. Perché l'erba è difficile, è diversa, è troppo diversa dal perché. Poi ci abbiamo fatto l'abitudine, chiaramente, però all'inizio è stato drammatico. Quindi immagino si debbano allenare tanto anche su questo aspetto. Cioè l'allenamento consiste anche in questo. In vista del mondiale dovremmo fare delle sedute specifiche proprio sull'erba, perché altrimenti andremo in difficoltà poi sempre alla prima gara. Ecco, diciamo invece, cosa serve secondo te per fare in modo che diventi popolare, diffuso come è negli altri paesi qui in Italia? Quali sono secondo te delle strategie, te le chiamo politiche, ma per dirti dei piani, no, di azione? È chiaro. Ci vorrebbe che, diciamo, che la Lega Nazionale Dilettanti o che comunque la FIGC gli dessero un impulso sotto questo punto di vista. Lì, soprattutto per il numero di tesserati, per quel punto diventerebbe compatibile, come diventerebbe il beach soccer, mettiamola così, dove comunque un giocatore può essere tesserato e comunque può giocare tranquillamente a questo sport. Infatti io credo che potremmo pensare il prossimo anno di creare un campionato con delle tappe in estate, nei 3 mesi estivi, tipo il beach soccer, per dargli uno sviluppo importante. Certo, beh, perché poi creerebbe, insomma, engagement, no? Proprio esatto. da parte delle persone, che poi alla fine è la cosa, lo sport è certo. della gente, no? È della strada, quindi sicuramente esatto. vive dei propri tifosi, senza tifosi purtroppo sì, anche. Non si arriva tanto lontano. No, certo. Sono d'accordo. Però c'è sempre questa difficoltà, no? Se vogliamo, sì. in Italia, a staccarsi un po' dal classico, dall'evergreen calcio a 11. Ed è vero, sì. sicuramente per il mini football, come è anche per il futsal. Noi abbiamo seguito tante volte, abbiamo parlato anche di calcio a 5. E soprattutto in quest'anno, che doveva essere un po' l'anno di rinascita, di crescita del futsal, forse lo è stato un po', forse no.
dal tuo punto di vista, visto che vivi anche di calcio a 5, poi ne parleremo della tua nuova avventura nella Dozzese, e come vedi il mondo calcio a 5, come si sta evolvendo? Hai detto che il mini football è più divertente, quindi... Sì. Allora, quest'anno ho avuto la fortuna di fare la Serie A ancora con una squadra e mi aspettavo tanto di più, perché questo poteva essere l'anno zero per il calcio a 5, da Sky a tutto il resto. Non è stato proprio così, onestamente, non è stato così, ma non per demeriti particolari, nel senso da parte della federazione, anzi, nel senso loro ci hanno messo tutto, come ci hanno messo tutti i club. Il problema è che fino a quando un giocatore di un bimbo non vorrà diventare, vorrà continuare a essere Zlatan Ibrahimovic, non vorrà essere Adriano Foglia, che respara con me, faccio un esempio, una leggenda, purtroppo non cambierà mai, indipendentemente poi da quanti soldi possano volerci in questa disciplina, da quanto potremo essere su Sky, sulla Rai, su tutto, purtroppo è quello. Quindi il lavoro principale dovrà essere, da una parte, garantire, come è stato fatto col femminile, che è stato fatto un lavoro eccezionale con il passaggio al professionismo, no? nel femminile, quindi garantire al calciatore, anche italiano, non solo straniero, la possibilità di fare questo per lavoro, ma davvero. E dall'altra poi fare un lavoro importante a livello di settore giovanile, fare innamorare questi ragazzini di questa disciplina, che però, c'è da dire, si gioca in un campo 40-20, si gioca in un modo in Italia estremamente tattico, quindi è chiaro, non è divertente al primo impatto. Almeno una partita di Serie A è molto bella per gli addetti ai lavori, però magari per chi lo vede dice, ma questi che fanno? Ecco, in questo senso. Ok, quindi da una parte renderlo più appetibile, se vogliamo, sì, a un pubblico più vasto. E dall'altro incentivare una carriera in questo sport per quello che potrà essere il futuro calciatore. Cioè, sia chiaro, oggi i giocatori di calcio a 5 italiani, soprattutto con la nuova riforma che c'è stata, guadagnano e guadagnano per viverci bene. Però non sono ancora non possono ancora pensare, ok, allora faccio solo questo per lavoro per 15 anni e poi vado in pensione. Questo ancora siamo lontani anni luce. Quindi chiaramente sono scoraggiati poi a seguirla come, sì, come carriera. Sì, quello. Tu hai fatto l'esempio del femminile, ricordiamo che il calcio femminile è diventato professionistico solo per quanto riguarda la Serie A, ricordiamolo, adesso a giugno, a luglio addirittura. Pochissimi giorni fa. Sì, due mesi fa uscì la notizia. Nonostante, insomma, probabilmente, se vogliamo parlare a livello puramente mediatico, il calcio femminile ad oggi ha già una marcia in più rispetto... Molte, anche 3-4, sì. Però ci ha messo comunque, anche loro ci hanno messo il... Tempo. Un bel po' del di tempo. Parecchio, sì, parecchio tempo. E questo là, guarda, mi sa che la big news te la voglio dare con il nostro ospite. Vai, spara. Che ci sono gli europei femminili. Ah, esatto. Euro 2022. Però... è qui che ti volevo, che tu mi guardavi e mi dicevi, non è una notiziona, insomma. Ma come non è una notiziona? Perché tu hanno avuto la stessa risonanza degli europei dell'anno scorso? Allora, questo dico, no? Noi abbiamo sempre, cioè noi spesso parliamo del femminile, abbiamo fatto tante interviste, eccetera. Però poi effettivamente sono iniziati ieri, l'Italia giocherà domenica, però poi effettivamente, ma chi ne parla? Non hanno la stessa risonanza poi ancora, cioè è inutile dire il contrario. Beh, no, se ricordi i mondiali del 2019, mi sembra, sì, sì, ebbero un certo impatto mediatico e forse da lì è partita soprattutto la corsa poi al professionismo. A quello che è stato ora, certo. E probabilmente questo Euro 2022 dovrà essere un po' la conferma. Intanto, no, Andrea, allo stadio c'era il pienone. Sì, sì, no, ma gli stadi pieni. Stadi pieni, Inghilterra batte l'Austria. E noi l'Italia, indovina chi incontreremo?
L'Inghilterra. Ma come no. L'Inghilterra? La Francia. Bravissimo. Vedi, lui la bravo, mi piace perché lui lo segue, benissimo. Erano quelle due. Esatto. Cioè, proprio, capito, l'odiata Francia, quindi ecco, domenica sarà un super partitore per noi italiani. Assolutamente sì, io il gol di Barbara Bonanzea con l'Australia, se non sbaglio, tipo l'ho visto dal mare, dallo stabilimento, che la gente era impazzita totalmente, perché era forse il primo mondiale davvero che dove sono esplose, è stato bellissimo. Però sì, quest'anno avrà un salto, dai, perché comunque sarà in diretta, tutte le partite in diretta, alla fine speriamo davvero. Sì, fa piacere quando... E non ecco, solo poi... per il calcio femminile, appunto, speriamo. No, perché... esatto, è quello che dicevo, fa piacere quando c'è un'evoluzione, no? Una parabola ascendente di uno sport che viene meno seguito inizialmente e che poi però a un certo punto riconosce quelli che sono innanzitutto le qualità anche a livello appunto di intrattenimento, di divertimento dello sport che veicola sullo spettatore. Ma poi anche in termini di sacrificio e di impegno degli atleti, perché poi oggi purtroppo ci ritroviamo che è vero che il calcio a 11 eccetera è lo sport proprio nazionale popolare in Italia, va bene, ok, però poi è anche tanto sopravvalutato, tanto sovrappagato, cioè basta con sto calcio, cioè apriamoci, no, anche all'altro. Ci ha rotto posto calcio. Io devo dire la verità, che il calcio a 5 femminile ad esempio in Italia offre uno spettacolo di altissimo livello, è molto più bello del calcio maschile, il calcio 5 maschile, e c'ha un pubblico che lo segue in una maniera allucinante. Ha un suo pubblico e soprattutto a livello di spettacolarità è allucinante la Serie A femminile. Tu hai toccato un punto infatti, Andrea, che secondo me è un po' la chiave in questo. Ovvero, finché i bambini o le bambine non sogneranno, non potranno sognare di diventare campioni del mondo di calcio a 5 o di mini football, non si arriverà mai a quello step che possa far diventare lo sport veramente popolare. Però non è una cosa che credo si faccia con i soldi, o comunque non bastano sicuramente i soldi per arrivare a questo obiettivo. Secondo te invece quali sono gli elementi che potrebbero portare a un successo del genere? Diciamo che il bimbo, per appassionarsi, intanto dovrebbe farla la disciplina, praticarla. Oggi le scuole di calcio a 5 in Italia sono, rispetto chiaramente ai numeri totali parlo, sono molto poche, e molte squadre partono direttamente dall'under 15, 17, 19 perché ritengono i bambini una rottura di scatole, per non dire qualcos'altro. Quindi il problema principale è anche un problema proprio di mentalità che noi non abbiamo ancora qui in Italia. Quindi sicuramente questo è il primo punto. Secondo me ogni squadra deve avere una scuola calcio, tutti i bambini i sabati devono andare a vedere i grandi giocare e appassionarsi in questo senso. Questa sarebbe probabilmente la prima cosa. E poi ci vorrebbero, so che purtroppo di soldi se ne parla sempre troppo, il problema è che anche mancano tanto le strutture, nel senso che il calcio a 5 è uno sport che va giocato al chiuso per forza di cose, e non sono tante le strutture che poi possono dare questi spazi che lo consentono proprio. Purtroppo, sì. Purtroppo è una cosa che sono cose che abbiamo già sentito, ma che è giusto, è giusto riprendere, purtroppo, perché poi se sono sempre le stesse un motivo ci sarà. Soprattutto ad esempio se pensi su Roma, che ci sono 70.000 squadre ma mancano proprio, c'è una crisi di strutture allucinante. Però 1.100 campi di padel, perché ora è la padel mania. Sì, perché oggi il padel va, oggi qui pure a Pescara, dove vivo io, a Montesilvano, Pescara, oramai è solo padel. Ma poi ormai c'è una moda anche per gli sport, comunque. Bisognerebbe farlo andare di moda. Quello c'è sempre stato. Va detto anche che il padel, appunto, se parliamo di strutture,
costa molto meno di un campo di calcetto, di un campo normale di calcetto. Ha più, cioè, è più fruibile. È più fruibile, ci sono più guadagni, perché va detta anche, va detto anche questo. E quindi eccola lì. Ecco, là, insomma, 2 più 2 fa 4. È facile, ma non è vero, non è detto per forza che poi sia più divertente da vedere, ad esempio. Allora, io perché personalmente tutti non mi ho dicono mai giocato a padel. Neanche io, però è una cosa che dicono tutti, è divertentissimo, tutti possono giocare a padel, vai lì e ti diverti. Però ho visto delle partite di padel e sì, a parte magari qualche colpo, qualche scambio particolare, non è che sia proprio una cosa divertente. Meglio il tennis, cioè, vedere. Meglio il tennis, cioè, esatto, cioè una partita di tennis giocata ad alti livelli, allora, cazzo, se stai lì col padel con sta pallina che non la vedi, che poi rimbalza dappertutto e loro che possono fare cose imprevedibili, per carità, però devo dire che a livello di fruizione da spettatore non mi ha lasciato così tanto, ecco. Sono molto d'accordo con te, sono molto d'accordo. Quindi questo potrebbe essere una chiave di volta, nel senso, forse vivendo poi lo sport, come diciamo, di pubblico, certo, vinceranno gli sport che vincono gli sport che possono appassionare più pubblico. Probabilmente. Sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Senti Andrea, io volevo chiederti poi, prima di lasciarti, proprio invece della tua esperienza tra nazionale e poi club. Ok. Hai parlato delle tue esperienze in Serie A, poi come DS della nazionale, adesso nella Dozzese, in che categoria gioca? Guarda, dopo 3 anni di Serie A sono sceso in Serie B perché loro hanno un progetto fighissimo col calcio anche, e hanno 160 bambini di settore giovanile, proprio per tornare proprio per tornare al nostro discorso. Sì, esatto, e quindi faranno hanno grandi ambizioni per salire in Serie A il prima possibile, però dietro c'hanno un settore giovanile di calcio con 160 bambini, e quest'anno apriranno anche al calcio a 5. Quindi è stata questa la scelta, fondamentalmente. Ok, quindi hai puntato sul progetto come... Sì, per la prima volta nella mia vita. Quindi speriamo vada bene. Anche perché da direttore sportivo, insomma, penso che tu esatto, abbia belle responsabilità in questo, esatto, in questo progetto. Bisogna vincere il campionato, sì, assolutamente. E invece raccontaci un po' delle... No, ascoltavo. Ogni tanto Martina mi lancia degli sguardi, ti giuro. E che vedo sono... che ti guarda in maniera cattivissima. No, ma lo sapete perché io soffro di naso chiuso e sto per morire senza respirare. Quindi okay, ecco, ogni tanto vedete che tipo prendo aria perché per questo... Strabuzzi gli occhi. Sì, probabilmente tra un po' diventerò viola. Va bene, dicevo invece, per quanto riguarda la nazionale, abbiamo parlato un po' dell'esperienza dell'europeo, e quali sono i prossimi obiettivi, diciamo, della nazionale, allora, di mini football, e quindi okay, i tuoi? Allora, prossimi obiettivi, cercare intanto di far conoscere questo sport a più persone possibili, quindi oggi sono contentissimo di essere stato, sono stato insomma... felicissimo quando mi hai chiamato e tutto quanto, perché questo è il miglior modo per far conoscere questa disciplina. A settembre avremo la Nations League, che è praticamente la stessa cosa del calcio 11, però si giocherà in Italia a Rimini, al 99% a Rimini, e giocheremo contro Inghilterra, credo sicuramente la Slovenia, insomma qualcosa così, e sarà di preparazione poi al mondiale che andremo a fare a Ras Al Khaimah, che sta insomma negli Emirati Arabi, tra fine aprile e inizio maggio, credo 28 aprile 10 maggio, una cosa così. Quindi insomma, dai,
è una bella stagione, anno. Insomma. Una bella stagione. Ci aspetta una bellissima stagione. Bene, Andrea, noi veramente siamo stati molto contenti intanto di scoprire un mondo che conoscevamo forse solo... Io superficialmente, lo ammetto, quindi sono stata molto contenta, sì. È sempre bello perché poi sembra sempre che da quest'altra parte siamo quelli che sanno e che poi devono divulgare. Invece assolutamente non è così. Siamo i primi noi che vogliamo conoscere, imparare tanti sport che spesso invece vengono conosciuti un po' meno. È quello che ci piace fare, quindi siamo strumento di mediazione anche. Sì, usateci a vostro piacimento, sì, sì, per divulgare i vostri sport e le vostre passioni. Quindi Andrea torna assolutamente. Grazie. quando vuoi, anzi magari avremo occasione di commentare insieme le partite, i successi della e l'evoluzione nazionale. Soprattutto magari tra 3 anni siamo qui a dirci ancora delle altre cose molto diverse. Speriamo. A Roma abbiamo un sacco di strutture inutilizzate, giuro. Tantissime. Tipo la vela di Calatrava. Il palazzetto dello sport, il Flaminio, a voglia. Si dice sempre che non ci stanno strutture, ci starebbero se fossero mantenute. Esatto, a renderle funzionali è il problema. Va bene, grazie okay. Andrea, grazie. Mille di tutto. In bocca grazie, al lupo e buon ciao, lavoro. Bocca al lupo. Grazie, ciao. Ciao. Allora, da un Andrea all'altro, quindi perché torna? Che cos'è lui che come si dilegua nel momento dell'intervista e come ritorna subito quando finiamo?